Ed eccoci qui per l'unboxing di questo piccolo camino da tavolo marca IMEC, prezzo al momento della recensione 49,99 euro. Procediamo assieme con l'unboxing, vi è un coupon sconto del 15% flaggabile in questo momento al momento della recensione. Apriamolo, vediamo com'è. Notiamo subito un packaging molto scarno, esternamente composto da sola scatola in cartone, dove vengono riportati i pesi del trasporto, le dimensioni 1,60 kg, 20x20x37 cm. Vediamolo subito assieme. Notiamo piccolo libretto di istruzioni in lingua tedesca e inglese, non c'è la lingua italiana. Dopodiché notiamo come sia rotto il polistirolo, speriamo che sia tutto integro all'interno. La parte in vetro sembrerebbe integra. Vi è questa piccola sacchetta. Continuiamo con l'apertura e vediamolo. Allora, queste sono le parti, abbiamo la parte inferiore, la parte in vetro, questo è per lo spegnimento, ci sembra sopra, e ovviamente una piccola confezione per poterlo richiudere e riporlo. Ci vediamo nella seconda parte del video dove ho assemblato il tutto. Ora eccoci con il sistema montato, non viene dato l'etanolo per fare la prima accensione, io me lo sono procurato personalmente, adesso lo andrò a testare per bene. Possiamo notare comunque come abbia un ottimo design, sia ben strutturato, molto carino. Buona la verniciatura a polvere della base, stessa verniciatura che troviamo sullo spegnimento, che ripeto si farà in questo modo, facendo attenzione a non scortarsi sul vetro. Una cosa che non mi piace è che non abbiamo dei fermi qui per poter bloccare questa parte in vetro. Adesso proseguirò con i test. E per ultimo aggiungeremo l'ultima parte del video col test effettuato di questo camino. Qui, altra parte di questo video, scusate il disordine, ma questa è la zona dove faccio le recensioni. Allora, passiamo a vedere dal piccolo termometro che abbiamo 21,4 gradi, il corridoio ne ha 20, quindi con 15-20 minuti di funzionamento, questo piccolo caminetto a bioetanolo mi ha fatto un incremento di quasi 1,5 gradi. Vi devo dire che il caldo lo fa, la stanza comunque è molto ma molto piccola. Di certo, messa al centro tavola, i commensali sentiranno un buon tepore, questo è sicuro. Non viene fornito il bioetanolo, come dicevo prima, all'interno della confezione, ma va acquistato a parte. Una cosa che non mi è piaciuta molto è dentro la parte ceramica che non copre a 360 gradi completamente l'involucro in alluminio, ma ne copre i tre quarti buoni. Quindi penso che cambiando la parte ceramica interna, quindi quella lanetta ceramica, si incrementi sia la durata che la temperatura. Comunque un buon prodotto, senza ombra di dubbio. Il resto lo metterò nella recensione scritta, adesso lo terrò acceso per diverse ore e vi darò poi lì il feedback finale.